a tutti ragazzi da Smoto e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo ancora in Austria, ma stiamo prendendo l'autostrada perché stiamo andando in Italia a trovare un po' i miei e a sbrigare un po' di commissioni. Quindi oggi vi porto con me in questi bei 500 km, anche se saranno per lo più di autostrada purtroppo, perché il tempo non si prospetta molto bene e quindi di certo non mi metto a fare giri strani. Taglio dritto per dritto, me la assorbisco tutta e via. Però almeno non fa troppo caldo, ci saranno 22 gradi oggi, si sta benone. Davano pioggia su tutto il tragitto, quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Ci siamo attrezzati, ci siamo messi sugli stivaloni, antipioggia dietro, i guanti, abbiamo un altro paio impermeabile. Quindi via ragazzi, spariamoci questa bellissima attraversata di tutta la pianura padana praticamente. Ho preso un coccolone 10 minuti fa perché sono andato al benzinaio verso la benza, pago, faccio per accendere la moto e non si accende. Non so che cavolo gli è venuto, ma non si accendeva. E quindi niente, adesso si accende, speriamo che si riaccenda anche ai prossimi stop, perché sennò non vorrei rimanere a Piotti. Adesso ci prendiamo il nostro bel 130 e andiamo. Niente raga, io non filmerò tutto il viaggio perché l'autostrada è, anche se qua è un po' più carina, però è pur sempre autostrada. Quindi metterò un po' di spezzoni, un po' di qualcosa, e poi farò qualche bel video in Italia, a Milano, nel nostro habitat naturale. Spero veramente che non piova troppo. Luci blu dietro di noi, pula ambulanza, pula, però penso che non stia inseguendo noi, dai, speriamo. Andiamoci dietro. Scusa, inchiodi tizio, il limite è 130, perché ti sei così cagato? E questo è il rispetto delle forze dell'ordine che c'è in Austria. Quindi se la pula ti passa tu inchiodi e non sorpassi mai più nella vita, perché pensi che ce l'avessero con te. Oggi so già che mi incricchierò in una maniera che neanche immaginate, perché sono stato fermo con la moto un po' di mesi, poi l'ho usata due volte, anche queste distanziate, e oggi subito boom, giù 500 km. Sento che mi farà male qualsiasi osso e muscolo del mio corpo, però vabbè, salta fa. Sono fermati lì i puledri. Spari, no? Ah, c'è un pezzo di qualcosa in mezzo alla strada. Figa ragazzi, c'era un pezzo di nastro in strada che non si vedeva neanche, così siamo fatti tutta sta corsa per toglierlo. Certo che certe volte però sono esagerati, eh. Forse qua si vede un pelino il lago. Eccolo qua. Ma che bello. Non è tanto grande, perché io pensavo fosse più grande, poi l'ho confrontato col lago di Como e è una cacchetta in confronto. Però è bello. E dopo circa una mezz'oretta di autostrada austriaca siamo al confine. E adesso siamo suolo italico. Pezzi di merda, ho messo il radar a 40. Ma che infamata è? C'è il cartello 40 e subito dopo l'autovelox. Che bastardi. Pensavo di entrare in Italia e scannare, e invece per adesso questi 40 minuti di viaggio tutto bene. Affaticato zero, velocità buona, clima ottimo. Questo che vedete qui collato dall'altro lato è il bollino austriaco delle autostrade. Se venite su in Austria per caso e pensate di prendere autostrade e o superstrade, avete bisogno del bollino, che altrimenti vi inculano la targa e vi fanno una bella multa. Per la moto costa qualcosa di meno rispetto a per l'auto. Adesso siano 9 euro per l'auto e 6 euro per la moto, qualcosa del genere. Se c'è un 40 ci potrebbe essere anche un autovelox. Visto le infamate che fanno.
veramente bella giornata alla fine, raga. Qua davano pioggia, ma come sono contento. C'è sto bel sole, sto bel frescolino. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, in quel di Udine, credo, siamo nei dintorni di Udine. Siamo messi in posizione comfort, più o meno, che adesso dopo un'oretta qualcosa iniziano ad esserci i primi affaticamenti e ci riposiamo un po' così in questa maniera, che adesso mi guarderanno male, ma che ce vuoi fa? Questo paramotore della Givi è veramente comodo così. L'unico problema che sto riscontrando, a parte vabbè qualche piccolo cricchiamento del corpo, è il caldo, perché al confine c'erano 19 gradi, qua ce n'è 28. Man mano che scendevo sembrava di scendere in una bolla d'afa, e qua fa veramente caldo. Ah, che bella la benzina 1,60, quanto mi era mancata. Stamattina l'ho fatta a 1,18, l'ho riempita fino al tappo perché voglio sfruttarla tutta, sperando che il tempo regga, perché si è un po' rannuvolato, però si sta benone, dai. Oh figa. Non la vedo bene qui. Ma perché è tutto fermo? È un giorno infrasettimanale, non è un venerdì. Oh mamma, ci tocca ricordarci come si fa filtering qua, eh. Ma dove cazzo passo poi, tra l'altro? Questa è la questia. Detriti di ogni genere, Cristo e Andior. Orco d'Eagle, per non bucare, ci mancherebbe solo quello. Sono anche i lavori. Una macchina scappottata di là, ma bello bello lui. Servus. Was war's? Figa, ragazzi, 2 ore di coda, un caldo bestiale, voi non avete un'idea. Proprio qua dove è tutto fermo, dove è tutto stretto. Grazie, gentilissimo fra. Ma che roba, ma che roba, che colonna di camion figa. Un'ora e mezza sono stato lì come un babà. Dovevo essere a casa a quest'ora.
E dopo la bella coda di 2 ore, penso che ci prepariamo un altro bel avvenimento in questo viaggio temporale. Il cielo non promette nulla di buono. Ho ricevuto foto da Milano con condizioni ancora peggiori, quindi prepariamoci alla doccia, ragazzi. Adesso fra un po' dovrò anche fermarmi a fare benzina, e già che ci sono mi sa che mi metto su l'impermeabile e mangio qualcosa. Vediamo se riesco ad arrivare all'area di servizio oppure dovrò fermarmi prima a vestirmi. E come anticipato, sta iniziando a piovere. Che bello! Ancora 6 km all'area di servizio, là mi sa proprio una tempesta. Ci fermiamo, che ci mettiamo l'impermeabile, mangiamo, facciamo benza e mi sa che leviamo la custodia non impermeabile alla GoPro. Proprio un brutto tempo di là. Quindi penso che d'ora in poi, regà, riprese senza commento microfonico, ma con urla dall'esterno. Metri all'area di sosta, via! Ah, come il piuf! Ah, come il piuf! 1500. Mo sta piovendo tanto, figa, mo sta piovendo tanto! Oh, figa di Dio. Ed eccoci qua, ragazzi, ci rilanciamo l'inferno.